Perfetto. Mentre Edo finisce di mettere a posto le camere, ripetiamo un attimo una cosa. È stato detto che nella chat avete chiesto, un po' di persone ha chiesto che classi giocano i personaggi, perché evidentemente non si è capito bene. Perfetto. Rexxen gioca un guerriero, classe base di D&D, ma molto versatile in quello, nella sua possibilità. Può diventare molte cose il guerriero. Quit invece è il ladro. Il ladro è furtivo. Esatto. Il ladro è furtivo, quello che cerca di raggirare o comunque di aggirare le persone e in generale i problemi e pugnalare alle spalle. Mentre Naux è un ranger che praticamente è il cacciatore protettore dei boschi. Non è un druido. Lui non è che protegge tutti gli animali, non può mangiare carne perché non può uccidere le Infatti. creature. No, semplicemente diciamo che crede nell'ordine naturale delle cose. Quindi, per esempio, banalmente, un orco che distrugge una foresta per lui è comunque male perché non è nell'ordine naturale delle cose. Mentre Esatto. Robin è la classe, diciamo, tra le meno standard, una. È sempre tra le classi base, ma non è tra le più scelte, ma per questo è molto interessante. Ed è il bardo. Il bardo non fa altro che strimpellare, suonare, morire. Se non sapete come si comporta un bardo, andate a vedervi The Gamers 2, capirete Due. tutto sul bardo. In ogni Sì. caso, Fa morire il ruolo del Porfirio. bardo è essere l'enciclopedia del gruppo. Essere l'enciclopedia e cercare di aiutare il gruppo. Ci proverà, vedremo un po' dove andrà a parare. Edo, hai sistemato? Ok, perfetto. Mancano due. Ci siamo lasciati con il sacerdote che veniva dribblato dal nostro caro Ego, che arrivava prima dello stesso sacerdote davanti al tavolo, dove lo scudiero si è svegliato. Come ho detto, lo scudiero è febbricitante, è conciato veramente malissimo. Oltretutto loro non mi stavano sentendo. GG a me. No. No, perché avevo mutato il microfono. Ah, beh. Ah, una cosa volevo dire un attimo, perché in chat molti chiedono: ma dove sta il gameplay? Allora, il gameplay in realtà non c'è su D&D, è un gioco cartaceo, quindi non esiste un gameplay, un video, cioè non è un videogioco. È Dato che un qualcuno ci gioco. faceva il. È proprio un Sì, gioco da tavolo cartaceo, quindi non c'è un esatto. video. Cioè, come facciamo a capirlo? Allora. Diciamo che per ragazzi, il gioco da tavolo, D&D soprattutto, ha poi dato la possibilità di creare tutti i giochi di ruolo dei più famosi che conoscete dei videogiochi. Tipo I vari questo. Elder Scroll, i vari Elder Scroll, i vari Neverwinter, tutti i È giochi quella dove voi avete un negra che sta personaggio facendo che vedere lì, portate eh. avanti e È il sviluppate ha una vampire. storia, è un gioco di ruolo. E tutto deriva dai giochi di ruolo cartacei, fatti tra persone che si raccontavano una storia tra di loro, o meglio, una persona che raccontava una storia e le altre che vivevano quella storia. Yes. No, non è Spero che come sia chiaro. Monopoli, ma senza soldi. No. È È più che altro è una storia che racconta appunto una Monopoli, ma persona con i in soldi. cui delle persone, altri ragazzi, altri giocatori interpretano un personaggio. È come interpretare a soggetto. Sono i primi videogiochi. Quando Esatto. ancora non c'erano i Esattamente. videogiochi, c'erano i racconti, le storie, ed è tutto basato sull'immaginazione. Ed è Una una volta non c'è figata. qualcosa vista, ma c'è la fantasia. Quindi voi Esatto. dovete Esatto, immaginarvi il tutto motore quanto. massimo è la fantasia, i personaggi che rendono vivo il tutto. Non c'è grafica, ragazzi, c'è un po' di grafica ed è quella della tavola, del tabellone su cui giocheremo, ma non sarà mai niente di eccesso, ma perché non è quello lo scopo del gioco di ruolo. Il gioco di ruolo è l'interpretazione del personaggio. Tutte le persone qui, tutti i giocatori qui della chat, Quit, Naux, Robin, Rexel, non lo so, ma mi ha comunque detto che ha avuto esperienze, Sì, hanno sì, sì, giocato sì. ai giochi di ruolo, hanno vissuto quello che era l'origine del videogioco. Prima del videogioco c'era questo, c'era il gioco di ruolo, dove ognuno interpretava un personaggio.
ed è molto importante per sviluppare. Non pensate che aiuta molto i vostri cari Quit, i cari Rexen, aver giocato di ruolo, perché sblocca molto e rende molto più dinamici nel parlare, nell'interpretare, nell'immedesimarsi in qualcosa che non esiste. Bravo. Volete essere bravi su YouTube? Giocate di ruolo, cazzo. Mi conviene. Io, al contrario, invece, ho iniziato con i videogiochi, poi sono andato ai giochi di ruolo, perché devo dire che ti lasciano molta più libertà. Nei giochi, giochi fatti sono limitati, invece... nei giochi di ruolo veramente il tuo limite è proprio la tua fantasia, quindi puoi fare tutto quello che vuoi ed è veramente una figata, ve lo ammetto, veramente. Il fatto è che c'è una libertà che nei videogiochi non puoi avere. Esatto. Mm-hmm. Nel senso, ci sono dei limiti, perché ovviamente il mondo impone dei limiti. Nessuno può dire sì, sono un Super Saiyan, basta, parto e tiro un'onda energetica. Ci sono dei paletti, però diciamo che si ha la libertà massima per quello che si vuole fare. Io ho un cappello cilindro e dei baffi pitti, quindi esiste la vita rubata. Non l'avrai, ma esiste. Esiste la vita spada, ma non l'avrai. Regalate e sempre a The Gamers 2. E poi allora, per, vi faccio un esempio, comunque sia, il master può decidere la storia, però metti che in questa storia c'è un artefatto tipo una pala di cristallo e io nella prima giocata lo prendo e lo sbatto per terra e la distruggo. Io devo contare io ho inculato la storia del master. Esatto. E cosa più importante, il master non è l'antagonista, ma è il narratore. A me di uccidere loro non interessa nulla, nel senso è facile uccidere loro. Cioè lui non vince. Vabbè, io non posso vincere. Lui la cosa che fa è portare avanti la storia. Esatto. Quindi io sono davanti a sto tizio che è in stato semi-vegetale, nel senso che può parlare, però è messo male. Ecco, allora, sta parlando, lo senti che sta mormorando qualcosa. Tiro d'ascoltare, perché questo è veramente basso. Ognuno faccia un tiro d'ascoltare. Io mi isso intanto... Non posso tipo prenderlo, scuoterlo e dire... No. Che cazzo dici? Puoi farlo, però... prima io mi... un sacco di problemi. Okay. Io mi isso e mi metto a cavalcioni tipo con le due ginocchia da una parte all'altra del busto del tizio. Ok. Perfetto, 16. Mamma mia, che schifo. Difficoltà della prova almeno 15. Ecco. Ehi! Vado? Quit, se tira. Sì, no, bravo, tira, più 6. 24, madonna. Allora, non sei entrato il nano che sta borbottando. Sentite che cosa, comunque, che cosa sta blaterando l'uomo. L'uomo sta blaterando qualcosa del genere. Le montagne. Smettetela. Lasciatemi stare. Mio signore, mi aiuti. Ed è un loop continuo. Noi ovviamente sappiamo che c'è la catena di montagne qua intorno. Allora, allora, quindi ci sono. Ma le montagne fanno ciao. Esatto, quindi, le montagne fanno ciao, nel senso, il villaggio per sé è sulle montagne. Ah. Quindi è un'indicazione troppo vaga per il momento per voi. Ah. Perché voi siete sulla catena montuosa delle montagne tessite. Le montagne tessite sono questa catena montuosa, non sono molto alte, però sono più picchi che si sosseguono e vanno comunque per diversi giorni di cammino. Quindi è un'indicazione troppo generica per il momento. Ma quindi le montagne non stavano facendo del male al tipo? Dovremmo provare a chiedere informazioni allo Yeti. Allo Yeti? Allo Yeti? Beh, è un orco che vive nelle montagne. No. Allora io lo prendo un attimo e gli faccio un paio di carezze e gli faccio, sono sempre sopra i due cavalcioni, quali montagne, quali, dove vai, dove dobbiamo andare, dice, dove vai, dove si vai? si concentra un attimo su di te, ego, sembra focalizzarti per un attimo e mormora nelle montagne. E di nuovo inizia, lo sguardo inizia ad andare in giro. Io lo accarezzo e faccio grazie al cazzo. Vabbè, io essendo un po' più intelligente di questa marmaglia con cui giro, sì? Chiedo al sacerdote se c'è una qualche grotta nelle vicinanze.
Ma il sacerdote... Se dice nelle montagne, forse non è sulle montagne, ma è dentro alle montagne. Teste grazie di... al cazzo! Allora, cioè... il sacerdote Clayton ti guarda, Clayton. Ci pensa un attimo e dice, beh... Ci sono diverse grotte lungo le montagne. Ci sono. A due giorni di cammino da qui. Un giorno e mezzo, in realtà. Forse un giorno, perché è tornato qua il tizio. Sono partiti da due giorni. Potrebbero esserci delle grotte naturali. Sono partiti da due giorni. Così conosciuto o così grande. No, aspetta. Sono partiti da due giorni. Questa informazione non me l'avevi mica detta. Tu sei arrivato a due giorni. Ah, sì, tiro fuori l'abaco, lo piazzo sopra il tipo e faccio. Sono 4 monete d'oro. No, grazie. Robin, tu sei arrivato 2 giorni dopo, anzi 3 giorni dopo che loro erano partiti. Quindi sì, la distanza è da vedere, perché loro sono partiti coi cavalli e il tizio è tornato a piedi. Ma dato che io faccio il falegname, non ho tipo qualche conoscenza delle montagne intorno? Allora, no? Hai girato un pochettino le montagne intorno, ma sai anche che ci sono tante grotte naturali. Piccole, medie, grosse grotte naturali non ne hai viste finora. Sai che tutto lungo le montagne ci sono dei vecchi avamposti minerari. Okay. Praticamente zone dove magari umani o nani, dipende da chi arrivava prima, arrivava lì, metteva giù le tende e provava a scavare nella montagna in un punto che considerava buono. Però sono tante le zone... Ma siccome io conosco bene, è vero, ci sono tante zone. Non avete girato così tanto, voi siete comunque rimasti più o meno sempre in queste zone. Si sa da che punto arrivava il tipo? È arrivato dalla porta del villaggio, l'unica porta del villaggio, a est. Sapete che quando sono partiti hanno preso l'uscita del villaggio e subito dopo hanno preso nord. Quindi potrebbe essere arrivato da nord. Ho la soluzione. Ma quindi tendenzialmente... Aspetta. Quindi tendenzialmente sono andati verso nord coi cavalli. Coi cavalli devi per forza prendere una strada, giusto? Ci sono non dei è che puoi sentieri. Andare in mezzo alle montagne così. Ci sono dei sentieri, in effetti. Quanto sono stati veloci nonostante avessero i cavalli? Perché è giustissimo, Ranger, hai totalmente ragione. Hanno i cavalli, ma sono lenti, perché nella foresta comunque un cavallo non è così veloce. Ok, quindi se io so che strada principale hanno preso, tendenzialmente posso anche ricavare quale grotta poi possono essere andati su per giù. Su per giù. Potresti anche comunque ricavare, pensare di chiedere più informazioni più a nord. Più a nord sapete che ci sono delle fattorie. Sì. Fattorie. Ci sono dei rifugi di alcuni pastori. Che allevano appunto mucche o capre. E ci sono informazioni a loro, alle mucche e alle capre. Però sapete che una di queste è stata razziata. Perché era una di quelle famose abitazioni che è stata razziata dai goblin. Mm-hmm. Ok. Quindi ne rimangono due. Sempre più o meno sulla strada nord. Io ho un'idea migliore. Il tizio è ancora sveglio. Sta vaneggiando ancora. Lo vuoi scuotere? Ok, allora salgo sul letto. siamo in due su questo tavolo, perché io sono a cavalcioni su di lui. Tutto giù l'ego, lo prendo, tipo lo afferro per la colletta, cioè avrà un cazzo di... È una gangbang! Nudo! Vabbè, lo prendo per le spalle e lo inizio tipo a muovere a 300 km orari, no? Dimmi dove cazzo è questa grotta! Va bene, dopo inizi a scuoterlo, quando ti arriva una bastonata sulla nuca da parte del sacerdote, non forte, però per farsi notare, che ti dice mollalo. E lui non sente niente. Perché Don Camillo questo sacerdote? Mollalo. Proviamo così. Mi giro verso il tipo e faccio goblin. Così. Allora, il tizio se vedi gli occhi aprirsi un po' di più, forse spaventato, inizia a guardarsi in modo più febbrile, però non aggiunge niente di più, se non continua con la sua tiritera di aiuto. Non aggiunge molto altro. Il sacerdote si spazientisce e dice:
se proprio volete interrogarlo, almeno aspettate domani mattina, fatelo riprendere un attimo. Il tesoro, se no, non potrà mai dirvi niente di sensato. Un goblin! Un goblin! Un goblin peloso! Una terribile creatura della foresta. Allora, cosa fate? Sacerdote? Lo lascio andare, mi rivolgo verso il sacerdote con l'ascia in mano, tipo muovendola in modo minaccioso, facendo: va bene, ma tu riprovami a dare delle botte in testa con il bastone, io quest'ascia te la infilo dove non batte il sole, e poi scendo dal letto. Non è un letto, è un tavolo. È un tavolo. È un tavolo, e poi è un tavolo, tavolo. Vabbè, un tavolo, scendo dal gambe, un asse, tavolo. Va bene, uscite. No, aspetta, mi giro verso di loro e faccio: sappiamo qual è l'ultima posizione dei goblin? Accertata? Ovunque, everywhere. Everywhere, ma no, hanno fatto degli attacchi. Non sa nulla dei goblin. Sa che goblin e orchi imperversano sulle montagne, ma niente di particolare della zona. Sì. Voi, che comunque abitate qua, sapete che ci sono stati degli attacchi. Una nord, quella fattoria che vi ho citato prima, che è stata distrutta. E uno a est, okay, dove è stata attaccata un'altra, questa volta una fattoria. Niente orchi, via gli orchi di Warhammer. Quindi questa fattoria c'era dentro comunque il fattore, immagino. Sì. Il fattore è morto? Sì, o è stato rapito, non è stato... allora, è stato... dell'evento? No, niente. Allora, nella fattoria nord, sì, il figlio minore del pastore si è salvato perché era fuori con il gregge, tornando ha visto il fumo ed ha capito che cosa stava succedendo. Eita. Ed è scappato al villaggio. Ok, va bene, bisognerà andare o a parlare con questo ragazzino qui, oppure ce la caviamo da soli, ragazzi. Io dico che ce la caviamo da soli, tanto la prima grotta che becchiamo ci infiliamo dentro il nano, quello si trova easy, secondo me. Quello sì, è quello che dico IG, quello che dico IG, diretto nel buco. Ma non puoi andare tu dentro nel buco? No, acchiappiamo il nano e facciamo nano in the hole e lo lanci dentro. È un gioco perverso. Ma non ditelo all'elfo. È un gioco perverso il tuo, lo sai? Parecchio. Allora, parecchio. Uscite dalla casa o restate lì, chiedete altro? A domani mattina, vecchio. A domani, esatto. Ma sì, non ci riesco. Il prete ha 30 anni. Vecchio di merda! Va bene. Sì, quando se li porti male. è un po' sciubato in effetti. Ingra sta barba. Perfetto. Andate a dormire? Avete qualcosa da chiedere, ragazzi? Io andrei a farmi un'altra bevuta. Anch'io. Bella, okay. Io sono con te. Dai. Tanto offrirego. Andiamo a far casino. Torna il rock. Burro, tornate al cervo brillo. E per e ma si proprio al cervo brillo dobbiamo tornare, c'è solo quella? Oh, il cervo brillo, oh, tu ci sei sono appena arrivato. Ci sono 200 abitanti, quante locande pensi che ci siano? Meno 3. No, che palle, una. Ragazzi, sto paesino, veramente, c'è la sega. L'abbiamo scelto apposta, vedi te. Lo so io. Vedi te, non c'è uno sceriffo, non c'è un connestabile. L'ho scelto apposta, vedi te. Ma la fighetta, ma la fighetta, ragazzi, non c'è neanche il cinema. Non gli piace il cervo brillo. Poverino, ciao. Io adoro il cervo brillo. Anch'io lo adoro, è bellissimo. Io ricordo che non abbiamo pagato al cervo brillo, No, ma è un nome che sta a simbolizzare il locandiere, ragazzi. Il locandiere è un cervo brillo, perché era locandiera un po'. No. Non proprio. Rotto maiale. Ok. La notte, non so quanto fino a che ora volete restare, ma comunque passa tutta a discutere di questo, del ritorno dello scudiere, del fatto che evidentemente perfino quel cavaliere non è riuscito a debellare i goblin. E c'è un po' di nervosismo tra gli avventori, perché in effetti è strano. I goblin sono sempre stati un problema, ma niente che non si potesse sistemare con una battuta di caccia al goblin. Io vado a parlare col locandiere. Ok. Ok, il locandiere si chiama Ivan. Ivan, come stai? Ivan, la birra!
Non ascoltare il nano. Ascolta Lefling. Che Lefling è sempre stato bravo. Finirò le scorte a furia di servire il tuo amico. Ti pago con moneta sonante, Ivan. Quindi porta sta birra. Sì, sarà. Non parlare di soldi. Non parlare di soldi in presenza di quello lì. Niente. Prendo io e mi faccio Ivan e gli allungo una moneta d'oro. Che sono tanti comunque per loro. Sì, contando che una moneta d'oro fate il giro tutte e quattro o due volte. Esatto. Gli allungo una moneta d'oro e gli faccio una per il giro, per tutti quanti. Il resto è per quello che sai su... Hai presente quel paladino che è passato tempo fa? Il locandiere comunque sia. Tre giorni, alla memoria breve tu, eh. Tempo fa, tre giorni sono passati. È tutto merito della tua birra, io dico. Ok. Non puoi avere la botte piena e l'oste contento. Ma tu pensai... I proverbi della Gaia, ragazzi. Cos'è che vuoi sapere, scusa? Sai dove erano diretti, cosa volevano fare. No. Dove hanno nascosto l'oro. Scusa? niente, dove erano diretti, cosa volevano fare? Uno dei due scudieri, non so se quello che è tornato stasera, è venuto qui alla locanda prima di riprendere il viaggio, non ha detto molto, solo che diciamo che il suo signore sembrava interessato a debellare questa seccatura dei goblin, così, giusto perché... A quanto pare uno che ci tiene a massacrare più mostri che può. Capito, grazie. Però, caro. Diciamo che credo che siano comunque andati verso nord, perché l'ultimo attacco era stato lì. Ok, va bene, allora me ne torno a sedere. Vabbè, sempre a nord. E passano altri cd di birra. Immagino che verso le 3-4 di mattina ve ne andate a dormire. Altra birra! Birra! Donne! Okay, adesso... Perfetto, birra! Fraticidio! Tiratemi sulla tempra. Va bene. Vediamo chi cadrà svenuto. Sono curioso. Tempra, io non curo. Ho tempra 1. Difficoltà 15. Sì, vabbè. Vai così. Un... Sono ubriacati tutta la notte. Adesso... Ok, allora, Rex... Sì! Cecilia sì. Ubriaco. Vai! Vai! Naux è bello a posto. Mentre il nostro picca. Quanto hai di cosa? Di tempra? Sai che non, credo di non avere un cazzo io di tempra. Perfetto. No, io mi sono sbagliato. Dovevo aggiungere 5, vabbè. Ragazzi, io dovevo aggiungere 1. Sviene addormentato. Ah, no, ho 2. No! Lo supero. Oh, io ho vissuto una vita di piaceri e bevute a non finire. Quindi, sono allenato. L'unico che a un certo punto sviene proprio. DM. Dimmi. Devo fare una cosa. Ok. Voi ragazzi andate pure avanti, Edo mi scriverà privatamente. Ah, per quelli che ci vedono, il programma che stiamo usando permette di tirare anche delle giocate separate solo con il master. Io ho visto il dado che hai tirato, ma cosa vuoi... Sei il svenuto. Volevo dirmi. Ragazzi, non avrò più la mia decisione. Ok, sai che hai fatto 1? Sì, lo so, è un fallimento critico. E quindi... Ma io sono onesto. E quindi ti cadono delle monete dentro il mio portafoglio. No, gli metti la mano, ma della parte sbagliata. E si sveglia pure Cecil. Perché... cosa lo stava parlando? Stavo guardando se avevi un cavatappi. Dico io un po' faccio finta di essere ubriaco e me ne vado. Tanto vedi sto cavatappi? Cavatappi? Perfetto. Si riaddormenta. La serata si conclude con il fatto che vi trascinate a casa a dormire. Perché si può. La birra del cervo brillo. Tutti il nostro Naux, tu sei a posto. Nel senso, è vero. Birra. È il nostro ego che è un po' brillino. Perfetto.
Alfred, allora, come stai? Ti è piaciuto, sì, quella viva è proprio buona, eh. Aspetta, ecco quello che hai toccato. Luca, ascolta Rexel. Dimmi. Dato che Edu è brillo. Sì. Se ce lo caricassimo io e Naux, cosa ci volete fare? Se lo carichiamo, poi cosa ci facciamo? Diciamo, ma io sono brillo, non, non sono ubriaco, sono brillo, perché ho fatto 16. Va bene, credo. Sei brillo. Ok, volete prenderlo? Prova di lotta, colto alla sprovvista. Io... Quant'è la... Devi togliere l'armatura? No, devi togliere l'altro. Scusate, nessuno di voi ha l'armatura. No, è vero. No. È ovvio, siete fuori a bere. Non quindi devi togliere la... Colto alla sprovvista, devi togliere i riflessi e la destrezza. Sì, allora è 10 comunque sia, perché senza armatura. Okay. Che devo aggiungere? Il tuo attacco base. Attacco base, quindi lotta. 1 più forza. Più il modificatore della forza. Ah no, vabbè, io ho 11. Lotta. Io ho 11 perché ho il modificatore. Ok. Che okay. Dai, su. Ma che schifo. Il nano ha una mira... No! Sei! Ma porca braccia, cerca di placare Ego. Allora, no, posso spiegarla io? Posso spiegarla io? È un po' come quando cercano di attaccare quei maestri di Kung Fu, quelli della scimmia ubriaca, no? Io sto li faccio così e loro... Wow! Solo che questa volta il nano direttamente che ha preso una brutta mira e prende, carica un... Manca Ego e va a sbattere contro un muro di una casa. Ma scusa, ci sono io di mezzo, com'è possibile? Ha preso anche te allora. Cioè, guarda, avete fallito talmente tanto entrambi che vi scontrate le teste. No, beh, è vero, no. Guarda che tu sei, che scherzino. Ok, allora di riprendere vi tirate una cragnata metà, mi abbracciate a vicenda. Probabilmente no, il nano mi tira una testata sui coglioni probabilmente. Non è così basso. Io vorrei dire che assieme hanno fatto 10, 6 più 4 assieme loro hanno fatto 10. No, beh, hanno i bonus di attacco, quindi in realtà avrebbero fatto un No, hanno fatto 4 più 2 6 e 3 più 1 4. Io ho 11 perché c'ho la taglia. Quindi assieme mi hanno Allora, vabbè. Penso io, vieni qui che ti carico. Va a dormire. Adoro, diciamo, questo PG. Dopo i vari inconvenienti e tentativi di caricamento a vicenda, ognuno va a letto. Tranne se Sil, a meno che non venga accolto da qualcuno, rimane fuori. Non ha un posto dove dormire. Sta fuori. Ma io gli faccio. Io sono mezzo ubriaco. Lo guardo e gli faccio. Vieni, Cecil, vieni, dai. E lo metto a dormire da me. Va bene, perfetto. Ma allora, siamo intimi, possiamo anche dormire insieme, no? Sì, sì, intimissimi. Perfetto. Mi lord. State dormendo da poche ore. Amico. Quando alla casa di, vediamo a chi andrà a rompere i coglioni. Roll un D6. Rollami un D6. Roll un D6. 1, 2, Edo. E 3. Perfetto. Allora, Naux, tocca a te. Bella. Perfetto, praticamente alla mattina presto, ma presto, sì. Alle 7 di mattina, roba che sei ancora completamente distrutto dalla serata, qualcuno inizia a bussare forte alla tua porta. Chi è quel mona? E continua a bussare, senti la voce del sacerdote, di Clayton, che urla: presto, svegliati, ubriacone di un elfo! Per lui mezz'elfo! E sveglia anche i tuoi amici! L'hanno ammazzato! Ma chi l'ha ammazzato? Perché sei diventato toscano? Toscano? C'è qualcosa che non va. E dei passi che si allontanano dalla tua porta.